Adesso basta esito. L'idea sarebbe di andare dallo sceriffo Gray, il nostro amico sceriffo Gray. Intanto fammi tenere il mio bel fucilazzo in mano, come al solito. L'ho comprato per un motivo, ed è per tenerlo in mano, far capire agli altri che comando io in questa città o in questa prateria, qualsiasi cosa sia. Ha solo 5 colpi in canna. Pochi, pochi. Me ne aspettavo almeno 8, sapete com'è, un Remington. Mi aspetto... Ehi! Ciao, bello! Ah, è rosso, è rosso, è rosso, è rosso. Allora, fucilazzo. Oddio, è una rapina a cavallo. Sei sicuro? Mi ho fatto volare il cappello, sto stronzo. Mi ho fatto volare molto di più adesso. Ok, poi. Anche a te, poi. Chi altro? Sai cosa, farò esplodere la faccia pure a te. Me la sento proprio, proprio volevo far esplodere un muso oggi. Arrivederci. Posto così? Tutti felici? Solo colpi in testa, tra l'altro, eh? E a precisione, sai cosa? Anche tu. Come aiuta un cieco? Aiuta un cieco, ci sto, caro, però... Come ci sei arrivato fin qui, cieco? Non puoi stare in una città dove ci sono un po' più di persone? Ti aiuto, ti aiuto. No, non riesco a donarti per qualche motivo. Però sì, considerando gli occhi è veramente cieco. Vieni. Ho bisogno di sollevare il mio umore. È il mio karma. Posto così? Proprio come il male ha portato altro male per tutta la sua vita, il bene porterà altro bene. Grazie. Ti chiamerò biscotto della fortuna. Buona fortuna, bello. Buona fortuna. Bene, siamo arrivati a Rhodes. Ma mi sa che devo attraversare il ponte. No, il ponte per le ferrovie. A Rhodes, vorrei vedere che cosa vuole lo sceriffo Gray. Devo parlare anche con Maggie. Ehi, che succede? Ho una rapina in corso. Mi piace. Oh, e fagli esplodere la faccia. Ma porca miseria. Io non ci credo che l'ho mancato. Allora ragazzi, ho visto qualcuno scappare. Tu sei cattivo? Non sembra cattivo, se no non scapperebbe in questo modo. Prossimo. Dove sei, bello? Sicuro? Ti sparo un'altra volta, Sicuro? No, adesso. Ma perché mi corre in faccia? Poi perché ti stai reggendo lo stomaco? Prego! È stato un piacere! Vabbè. Penso che lo racconterà lo sceriffo. Questo qui mi ha aiutato. Io non ci credo che quello lì, con tutta l'espansione del fucile, questo qui, non l'ho beccato neanche una volta in testa. Ho dovuto usare il Dead Eye per beccarlo in faccia. Mannaggia la mia mira. Ah no, a due ho fatto esplodere la faccia. Ai ai ai. Bravo il mio cavallo che non è scappato. Almeno lui è rimasto fedele a me. Però Frank, ti ho salvato la... Ah no, è lì. Vediamo se mi dà una ricompensa. Sai come ti ho salvato la vita? Ti ho aiutato? A meno che non l'abbiano ucciso. Posto, Frank? Ah no, è scappato. C'è un forziere qui? Vediamo se posso rubare qualcosa. Niente. Niente. Non è affatto valsa la pena. Fai una buona azione e nessuno che ti ripaga. Ma guarda te. Vabbè dai, la vita mi ripagherà. Forza cavalluccio. Per la nostra strada. Ho solo 34 colpi? Sapete cosa? Dovrei prendere a palle singole, visto che hanno più gittate. Solo 2 colpi e ricaricato. Arthur, ce ne stanno 5. Invece di ricaricare ne 5. Oh sì, è bello preciso a palle singole. Perché sarebbe come il fucile, come il colpo di fucile normale, senza l'espansione. Quindi è bello, mi piace. Mettilo via per ora. Sai cosa? Forse ci fumiamo anche una sigaretta. Giusto per riprenderci un po'. No, dov'è la sigaretta? Dove stanno le sigarette? Sono qua. Sigarette premium. Che buone. Ricordate, non fumate nella vita. Non fumate, ragazzi. Non si fuma. Fa male alla salute. Non puoi usare armi o provocare disordini a Rhodes quando agisci in qualità di vice sceriffo di Gray. Ma io non voglio fare casini. Infatti non posso neanche equipaggiare fucile. Tagli 145 dollari? Che ho combinato? Che ho combinato?
Beh, tanto non è mia intenzione dar fastidio a questi poveri cittadini. Forza cavallo! Tre ostacoli saltati in 15 secondi. Ehi là! Ciao! Però potessimo scambiare due parole. Sono uno studioso della storia di questa regione. Non è come che devi parlare. Prova con Padron Boo. Deve trovarsi vicino a quella legnaia. Quale legnaia? Un ragazzo tutto il tempo del mondo. Eh sia. Forza, corri Arthur. Quella legnaia, come hai fatto a indicarmela se non è neanche nel tuo campo visivo, brutto deficiente? Legnaia, vediamo. Signor Boo. Eh sì, c'è un libro, quindi questo qui è lo studioso della regione. Ciao bello. Si fa per dire. Non ti ho già visto dallo sceriffo? Scusa, amico mio. Siamo amici? Non ancora, ma ci spero. Non si vedono molti viaggiatori da queste parti. All'improvviso, ecco che arriva un'intera falange di misteriosi. Ma stranamente servizievoli gli Yankee. Davvero? E tu cosa ci fai qui? Sto solo cercando lavoro. Beh, di sicuro? Sono sicuro? Qual è il segreto? Anch'io ho un segreto. Sei segretamente normale? Gli hai dato dell'omosessuale. Non mi interessa se ci ammazzi tutti. Noi e Braithwaite. Io non voglio ammazzare nessuno. Io la amo, sai? Chi è che? Penelope. Ma è impossibile. Beh, l'amore tende ad essere complicato. Hai capito, è tipo una Romeo e Giulietta questa. Io sono un Beau Gray. Noi Gray siamo stati fedeli allo Stato e abbiamo ucciso il Braithwaite per così tanto tempo che nessuno riesce più a ricordare perché. Fin troppo fedeli. E stupidi. Dovrei restare fedele a un assurdo concetto mentre lei... Lei è meravigliosa. Sì, è una specie di Romeo e Giulietta. Due famiglie nemiche, rivali. E lui ama lei. Quindi ti devo aiutare? Non voglio farmi coinvolgere in una faida tra famiglie. Ti pago. Senza cervello né anima, ma coi soldi. Piace sedersi fuori nel gazebo, al confine della proprietà dei Braithwaite. Portale questa lettera e questo braccialetto. Per favore. Va bene ragazzo, preferirei il pagamento anticipato. Ah, devo fare attenzione alle loro guardie? Devo fare attenzione al mio cavallo prima di tutto. Cavallo! Cavallo! Perché? Come ha fatto il mio cavallo a finire fin lì? Forza! Cavalluccio, forza! Ma tu vuoi che ti sparo, scusami? Guarda che non c'è problema, eh. Ah no, è vero, non posso estrarre le armi solo perché... mannaggia te. Solo perché sono vice sceriffo. Verrei fatti fuori tutti e due per mancanza di rispetto. In nome della legge degli Stati Uniti. Allora, andiamo da questa Braithwaite. Vediamo che cosa possiamo fare per lei. A parte consegnare questa... Salta! Perché non hai saltato? Cavallo. Magari possiamo rapinarla? Per tanti soldi? Beh, sai come? Non mi sono neanche fatto pagare anticipatamente. Voglio dire. Non vale la pena fare tutto sto lavoro. Magari mi ammazza. Le guardie. Sembra una canzone di Bridgeton. Questo che si sente. In missione per l'amore. Cosa c'è di più bello? C'è una cosa dell'equitazione, va? Fatto! L'ho fatto, dai! Non puoi dire che non l'ho fatto. Voilà. Ok, siamo arrivati dai Braithwaite. Però le guardie hanno detto che sono molto aggressive. Quindi mi sa che dovrò fare... Dovrò fare molta attenzione. Il gazebo. Mi hanno visto? Non credo mi abbiano visto. Che altro non ho preso il cecchino. Non credo mi abbiano visto. Mi sa che se mi vedono scoppia un bordello e fallisco la missione. Quindi dovrei evitare di ucciderli. Sembra la casa della piantagione di cotone di Django. Di Leonardo DiCaprio. Non mi ricordo come si chiamava il signorino. Personaggio interpretato da DiCaprio. Non mi ricordo affatto come si chiamava.
pronto a legarti, ragazzo. Sono pronto a legarti. A tramortirti. Tutte e due, sai. Non voglio ucciderlo. Ops, mannaggia a te che ti giri adesso quando mi ero deciso a tramortirti. Corri, Frank. Non possono avermi visto. Ma quanti gazebo? È vero, è il gazebo sbagliato. C'è il puntino giallo e sto andando fino. Madonna mia, quanto sono stupido. C'è il puntino giallo che è la destinazione che devo raggiungere. Invece io ero qui come un deficiente. Pensavo fosse questo il gazebo. Ah, non mi puoi vedere. Pare che se mi vedi ti accoltello, eh. Occhio. Avrei potuto anche nuotare, sarebbe stata un'alternativa. Vedo che c'è il suo cavallo. Signorina Braithwaite, non voglio mirare nessuno. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Sì, sono io. Ho una lettera per lei. E anche... un regalo. Ma non ci conosciamo neanche. Beh, non è da parte mia. Ah, ho capito che è di Bo. Ah, è un ragazzo strano. Beh sì, è un po' strano. Ma anche così umano. No, le famiglie sono ancora ferme nel Medioevo. O... beh, non so, all'età della pietra, forse. Bo è differente. Ma se ci scoprissero, lo ucciderebbero e mi manderebbero in un posto orribile, tipo... L'Ohio. Lei è mai stato in Ohio? No, beh, neanche io, ma mio zio ha una fabbrica lì. È una pecora nera della famiglia, perché se n'era andato. Ma ora lo tollerano, perché è un maledetto snob. Le famiglie sono... qualcosa di pazzesco. Lei ha una famiglia, signora? No, non proprio. Beh, ora lo tollerano per via dei soldi. Ma io, con le mie idee, che non si addicono ad una signorina, mi risulta insopportabile. Sono piuttosto complicato. Io non so cosa dire. Non c'è molto a dire. Non spero che marciscano tutti. Non è vero, beh. Forse solo un po'. Venga. Ah, che sono? Una specie di corriere adesso. Sono diventato un corriere, sono diventato. Allontanati dall'area senza farti vedere. Via! Ma perché mi sono messo a nuotare? Ah, aspetta. Perché mi sono messo a nuotare? Allora. No, tranquillo, non mi faccio vedere. Qui c'è, non c'era una guardia, tipo. Se n'è andato. È troppo buio, quindi ha deciso di andarsene. E beh, si è fatto tardi, ha deciso di andare a dormire. Mi sembra sensato. Però la pistola ce l'ho. Mi sa che se sparo qualcuno mi sono fallita per forza. Per ora ancora nessun nemico. Però... No, non volevo fischiare. Oddio. Se vedono il cavallo, missione fallita. Oh mio Dio. Il cavallo mi ha pure sentito perché sta lampeggiando, si sta muovendo. Oh mio Dio. Non dirmi che vedendo il cavallo è missione fallita. No. Oh, meno male. Vallo! Forza! Mio Dio. Vieni qui. Vieni qui, bello. Bravo, ragazzo. Andiamo da Bo, dai. Mi sembrano delle missioni abbastanza... vabbè, noiose, però carine. Sembrano abbastanza interessanti. Quello lì è un... una persona normale. Ok. Beh, ormai mi sta rapinando ogni angolo, cioè... oh! Ah, è una guardia. Ah, ok. Me ne vado. Tranquillo. Sì, stai calmo, mamma mia. Mamma mia, che cattivo che sei. Che cattivo che sei. Oh. No, boh, è missione fallita. Cosa? No, ok. Eh no, c'era una specie di lucchetto sul suo muso, quindi pensavo dovessi aspettare tipo giorno. Oh! Ok, un po' contro la fisica quello che ho appena fatto, ma ha funzionato, ed è quel che conta. No! Cavallo, qualcosa non va. Forza, fai il bravo.
Dobbiamo raggiungere Beau. Oh! Sto bene, cavalluccio? Ok, sembrerebbe star bene. Dai, va tutto bene. Non dirmi che sei zoppo, perché sennò sono costretto a sopprimerlo. Forza. Salta. Noi dobbiamo imparare a saltare, cavallo. Dobbiamo proprio imparare a saltare, eh. Ok, qui non posso sparare a nessuno. Per ora. Però. Devo entrare. Va bene. Sono vice sceriffo, non puoi permetterti di non farmi entrare. Sono amico dello sceriffo io. Amico dello sceriffo. Ok, boh. Non è la legnaia stavolta, è nelle stalle. Eccolo lì, l'ho visto. L'ho visto, l'ho trovato. Parla. Che succede, ragazzo? Sta strigliando un cavallo. Hai i soldi? Certo. Lei ti ha dato qualcosa? Per me? Sì. Ma ti costerà. Oh, ma quanto è gentile, Arthur. Thank you, Arthur. Quanto è gentile. Thank you. Quanto è gentile. My God. What a woman. She's... This'll get her killed for sure. Per questo la uccideranno di sicuro. Il voto alle donne. Ma non piace nemmeno che votino gli uomini. Reinstaurassero la monarchia, non è Unlike incest. Excuse me. I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna. Oh mio Dio. They'll kill her at one of those rallies there. La uccideranno in uno di quei raduni che fanno. Mister, you gotta help. Ah, quindi è una suffragetta. I'll pay. My family. We still got some money. Quanto denaro? Just no more running around with letters. Thank you. Come on. Avanti. Sarà meglio che ci muoviamo. Monta sul tuo cavallo. 12 dollari. Ma sei serio? Per 12 dollari l'ho fatto. Ho rischiato la mia vita per 12 dollari. Ma ti pare? Giriamo intorno alla tenuta e imboccheremo la strada che va. Vabbè. Tu corri. Corri. Un po' più veloce se riesci, va? Io penso a sparare. Perché evidentemente tu non sei in grado. Non hai neanche intenzione di farlo. E io via. Chi è che ha buttato giù con la recinzione? Easy boy, calm down. Piano, ragazzo, calma. Se non arriviamo in tempo, il mio vero amore verrà sparato. Se vuole partecipare a un raduno, lascerlo fare. Nonostante si tratti di una buona causa, non lascerò che diventi una martire. Vuole sposare una donna in carne e ossa. Non una statua in suo onore. Oddio. Eccola qua. Il raduno delle suffragette. Non posso lasciartelo fare. Ti uccideranno. Sono pronta a morire per la causa. Affrontare questa folla? Mi farebbero a pezzi. Mi sa che adesso dovrò sparare delle persone che verranno a darle fastidio. Diciamo così, il tuo amico può guidare il carro per noi. Così potranno urlare più forti che possiamo. Miss Calhoun, my friend here says he dice che può guidare il carro. Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us. Trasmetterà il messaggio giusto. Sono diventata una suffragetta pure io adesso. Protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure gente che ci attacca come lupi. Quindi devo spararci oppure solo gonfiargli di botte? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. È una giusta causa. Forza! Oh mio Dio. Possiamo andare un po' più veloci? Non possiamo andare più veloci.
Porto in città lungo la strada principale, fino alle scaline della banca di Ralph. What was your name? Arthur Morgan. Arthur Morgan. Non mi chiamo Calloway. Non troppo veloce, neanche lento. Ma questa non può salire. No, sono solo un conducente. Una guardia armata se necessario, ma spero che non ce ne sia bisogno. Il messaggio verrà consegnato pacificamente. Vado sono stato. L'atmosfera sta per scaldarsi, lo sento. Eh sì, lo sento anch'io. Mi sta pure provocando. Mr. Morgan, ecco qui il maschio della specie. Quale? Lo ammetto, un esemplare piuttosto stupido. Siamo arrivati, siamo arrivati. Signore, scendete. Dovremmo fare a botte? Non ci sto capendo niente. Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. Today is the day ed oggi vivremo nell'uguaglianza. Yes, equal, sir, fair and equal. This is unnatural. Una cosa innaturale, non è che ignoranza. Che ignoranza. Equal and free, just as the founding fathers intended. Founding fathers, not founding mothers. Padre fondatore, non madre. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here? Oi, l'hanno riconosciuto. Hello, darling cousin. Salve, cara cugina. Ai ai ai. What are you doing here? Listening. I suppose. Dovrò difenderlo. His cousin is a moron. Stop them from ruining this bitch. You need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything? Spero dover sparare. Ho voglia di sparare. Weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ron. What? You'll hit me? Mi seguiranno? Can you not see how idiotic you are? Devo fare a botte con loro? Come on, Bo. Monta sul cavallo. Vabbè. Devo andarcene prima che ci si ripensino. Ma secondo me ci seguiranno adesso. Un vecchio campo di battaglia isolato. Magari sale più in fretta sul cavallo. Ecco me. Sto invecchiando. Dai, guida. Ma dovevo difendere quelle suffragette, scusa. Vuoi tornare lì a sentire i discorsi? Non mai votato, ma l'argomento comincia a interessarmi. Non so se crederti, Mr. Morgan. Oh, posso fare driftate con mio cavallo. Un momento di sopraccomando il video ai miei cugini. Se si venisse a sapere di me, Penelope. Tutti sanno di te, Penelope. Io sono qui da 10 minuti e so già tutto di voi. Prima si viene a sapere, meglio è. Ha ragione. Vuol dire che prima si viene a sapere, prima si sbarazzano di noi. Anche questo è vero. Le famiglie e i Grey e Braithwaite seppelliscono i loro segreti, molto in profondità. Segreti e tesori. Nessuno vede da anni. Ma ho qualcosa che non andava. E Penelope dice che... Non ho mai sentito parlare di figlia, ma di oro. Loro Yankee? Non che sia solo una storiella, Mr. Morgan. Non ne so niente. Perché il mio cavallo ha rallentato all'improvviso? Vai, cavallo! Forza, non posso neanche correre. È terribile. I cugini sono dei bastardi vendicativi. I miei fratelli sono dei bastardi vendicativi. I miei cugini sono anche peggio. Lo farò non appena avrò abbastanza denaro. Il denaro è della mia famiglia, non mio. Vengo sempre escluso dalle discussioni.
un temperamento più artistico. Oh, è così che lo chiamo. Oh, you made a joke. Sì, I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn. Accidenti, sono in ritardo. My uncle is quite as bad. Mio zio tremendo proprio come ce lo immagino. Ecco i suoi soldi. Your payment. Thank you. Excuse me. Oh. Cosa sono? $10 stavolta? 15? Quanto mi ha dato questa missione? $30. Oh mio Dio. Livello massimo col cavallo. Bene.